Questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni qui su Twitch. Quindi ragazzi, seguiteci, che più siamo meglio è. E oggi continuiamo Atomic Heart. Eravamo arrivati al punto che dovevamo prendere questo treno, eravamo riusciti a scappare dal bunker, dobbiamo prendere il treno per andarcene. Solo che questo coso qui, questo robot qui, vuole il biglietto, e quindi dobbiamo andare alla biglietteria o a trovare il biglietto, perché altrimenti non... Cosa diavolo dovrei fare adesso? Acquisire ogni singolo corpo della zona. Ti consiglio di parlare con le vittime polimerizzate. Ah, giustamente. Devo proprio farlo. Evita le canzoni russe. Ok, andiamo a vedere dove stanno. Eccoli là. Ma dobbiamo ascoltarci pure questi tizi che dicono. Non ci sono biglietti. La biglietteria è chiusa. Mi serve un biglietto del treno. Un biglietto? Ma di che diavolo stai parlando? Ci sono robot impazziti dappertutto! Aiutami! Mi stanno uccidendo! Ti hanno già ucciso, amico. Ti hanno già ucciso, amico. Urlare in quel modo è inutile. Devo nascondermi! Vattene! Mi farai scoprire dai robot! Sei nascosto, ok? I robot non ti troveranno mai. Adesso, puoi dirmi dove posso trovare un biglietto? Intendo aprire la biglietteria! I robot mi vedranno! Chiedi un biglietto a qualcun altro! Non sono nominativi! Lo stronzo non ce la vuole. Ok, questo non si apre. Andiamo da là. Questi robot che se ci vedono ci uccidono qua, tra l'altro. No, ci ha visto! Oh cazzo! Salta pure qua sopra. Meno male. Le che non sentono. Ma non ci ha dato niente sto robot. Io sento rumori ovunque di sti robot. Perché sento rumore ovunque. Che stanno ovunque. Io per regola dovrei avere la funzione di poterli uccidere se vado piano dietro di loro, se non ricordo male. Proviamo. O questo si gira e ci vede. Piace, testa di latta. Amico. Con calma. Non posso. Proprio non posso. Non posso andarmene da qui. Non hai un biglietto in più, vero compagno? Un biglietto? Sì, ho un biglietto. Ma è inutile. Come mai? Perché la stazione è maledetta, non lo vedi? Userei un'altra parola, ma non voglio turbarti. Non c'è nessun'altra spiegazione pratica. È una maledizione, te lo dico io. Prima dormo troppo, poi mi dimentico i documenti e l'orario di partenza, e poi per poco non perdo il treno. E poi, quando arrivo qui un minuto prima della partenza, tutto mi si gela di fronte agli occhi. La stazione è maledetta! Perché okay. Non lasci che ti aiuti a sbarazzarti del tuo biglietto maledetto e delle tue superstizioni, compagno? Prendilo! Prendilo e spezza la maledizione! Oh. Grazie, non sono troppo sicuro sulla maledizione, però... Cazzo, ci ha dato il biglietto. Ciao. Non posso. Però posso. Sì, non è. Questo posto è. Okay, andiamoci da qua.
che è meglio. Saluti, compagno. Benvenuto a bordo del Vortex, lo straordinario treno ad alta velocità e il fiore all'occhiello del sistema di trasporto della struttura 3826. Fiore all'occhiello addirittura. Allora, d'accordo, va bene, me ne vado. Un treno straordinario, cosa rende così speciale? Ecco il tuo biglietto. Allora, tieni. Ecco il tuo biglietto. Adesso accendi motore. Il tuo biglietto è scaduto. Il tuo treno è partito. Ah, come è scaduto? Cambia il biglietto scaduto in biglietteria. Mi prendi per il culo scaduto? Qui erano già morti tutti 4 ore fa. Hai fatto avanti e indietro tutto il tempo. Accendi i motori prima che ti prenda calci in quel culo di metallo. Viaggiare con un biglietto scaduto è una condotta che non si addice a un cittadino sovietico. Cambia il biglietto scaduto in biglietteria. Ingoialo e schiatta, stronzo gigante! D'accordo, va bene, me ne vado. Sembrava troppo facile, sembrava troppo facile. Che al secondo robot subito mi ha dato il biglietto. Fallimento. Scusa, compagno, hai un biglietto del treno? Andare. Ramenki. Emergenza. Cosa? Deluso tutti. Persone che muoiono. Eliminazione era corretta. Sole. Stronzo. Che diavolo, sto solo perdendo tempo qui. Cazzo! Robot, non contenti di servire. Non contenti. Ah, lo terrò a mente. Collega. Scusa, niente. Robot. Ah, lo terrò a mente, devo andare. Revelio. Revelio. Alla fine se ci pensi è uguale, non cambia nulla da Revelio. No, mi ha visto questo. Questa porta perché non si apre? Come faccio andando dall'altro lato? Ah, nel coso. Nel plasma plasmoso. No, ma qua c'è tanta roba da guardare. Ne approfittiamo. Revelio. Vabbè, vediamo un attimo come posso. Come posso andare lì? Ovvio che da qua non potevo passare, guarda.
Eccoci. Maiale? La testa di maiale? Ah, c'era la porta aperta qua. Vabbè. Cioè, perché non mi ha dato tutto? Questa cosa non mi piace con questo gioco. Che deve tenere premuto per prendere tutto, ma alla fine può essere pure non ti dà tutto. Vabbè, comunque devo andare sopra. Le scale erano qua. Andiamocene qua. Magari la potessi cucinare la testa di me. Invece nada. Cazzo, volevo sparare. Noi ci facciamo un po' di rifornimento di sta roba. Questo non si apre. Cazzo, e come passo da qua? Mi faccio male secondo voi qua sopra, vero? Vediamo se c'è un'altra strada. Ora non è là che devo salire però io. Oh sì. Ah, qua devo salire. Chiave? No, non era una chiave. Non lo so, non la vedo manco nell'inventario qua. Devo vedere quando becco Nora. Vediamo che ci do. S'altro lato mi sono dimenticato. Vabbè. Parliamo col tizio. Il tuo biglietto, compagno? È un'emergenza. Sei vivo? Allora scappa! Puoi farcela! Vattene da qui! Non posso, sono quello che sistemerà le cose. È esattamente quello che abbiamo pensato quando hanno fatto partire l'allarme. E adesso ci stiamo nascondendo invece di aggiustare i robot. Immagino che il tuo biglietto sia scaduto allora, giusto? Ho un abbonamento mensile. Anzo! È già passato un mese. Da quanto tempo sono qui? Ah, non è passato un mese. Ti spiace se prendo in prestito il tuo abbonamento, compagno? A te non serve più e quel Rafik del cazzo sul treno mi sta rompendo i coglioni. Hai visto un Rafik? Non avvicinartici per nessun motivo! Cazzo! I Rafik ti uccidono se provi a parlarci! Ah no, non ci hanno ucciso. Me ne sono accorto.
Parlare con quell'imbecille di metallo mi sta facendo venire voglia di ammazzarmi. Quindi, che mi dici di quell'abbonamento? Cioè? Hai o no un abbonamento? Ce l'ho! Prendilo, è nella mia tasca, io non riesco a prenderlo. Ci penso io. Grazie, compagno. Non avvicinarti ai Rafik, sono pericolosi. Di nuovo. Vabbè. Se si può risparmiare. Lo faccio uscire da qua. Ok, là c'è un tizio, quindi ci facciamo la strada che conosciamo. Mi curo. Che è meglio. Evitiamo, evitiamo. Ora l'ho visto quello là sopra. Ancora, dai, sì, ho capito. Questo biglietto va bene? Partirai adesso, sanguisugo? Perché non mi hai segnalato di essere in possesso di un documento da viaggio, compagno? Potrebbe accelerare la partenza del treno. Perché prima non ce l'avevo. Stai dicendo che questo non è il tuo biglietto? Viaggiare con un biglietto ecco, è una condotta che non si addice a un cittadino sovietico. Che cosa hai detto? Per favore, non preoccuparti. Avendo analizzato la situazione, sono giunto alla conclusione che tu sei un agente delle forze dell'ordine che sta indagando su una situazione di emergenza. È ovvio che ti è consentito viaggiare gratuitamente. Ma sul serio? Viste le circostanze attuali. Dici sul serio? Siediti pure su un sedile libero qualunque. Il treno partirà tra 10 secondi. Wow! Abbiamo appena assistito a un miracolo della scienza. Il treno è in partenza. Prossima fermata, stazione di Sulnechnaya. Charles, la morte del professor Zakharov mi sembra lineare. Perché sei così sospettoso? Ne abbiamo già parlato, ci sono troppe domande che non hanno ancora risposta. Io devo arrivare in fondo a questa storia. Sechenov è l'unica famiglia che mi rimane, ok? Lo capisco, compagno maggiore, ma a cosa devi arrivare in fondo? Non riesco nemmeno a immaginare Sechenov che ammazza il suo migliore amico. Assurdo! Perché avrebbe dovuto? Perché? Beh, forse perché Zakharov l'aveva tradito, come gli altri suoi colleghi, la dottoressa Filatova, per esempio. Filatova andava dietro a Petrov, è una donna innamorata. Sta arrivando qualcosa. Non pensava con l'utilità. Ma che cazzo? Che diavolo è qualcosa? Oh, cazzo di crostini! Ma oh, porca puttana, che potenza! Non ci credo, sul serio! Stazione di Sulnechnaya. Prossima fermata. Stazione di Yabushiko. Questo fa una brutta fine. Non c'è tempo per un riposino! Alzati e mettiti al sicuro, stop! Che cosa ha detto Sechenov? Ok, ha detto... Sputa e rospo! Ha detto che... Questo è quello che parlavamo... Sta venendo al VDNA. Tieni giù la testa!
Il compagno Sechenov vuole che tu ci vada subito. Sokausen, quello con... Comunque va bene, qualcos'altro? Sì, il compagno mi ha anche detto di darti questo. Questo tornerà utile. Agente P3, sei un soldato. Il tuo compito è coprirmi. Che cosa fai? Quindi coprimi. Eh? Aspetta, dove vai? Guarda come se la attacca. Petersen! Che stronzo. Mette pure la barriera. Mette pure la barriera, sto stronzo. Come lo colpisco? Maledetto pezzo di merda. Ecco. Ti pare io. Scegli la barriera. È bello qui. La devo distruggere. Proprio come a Mosca. È meglio, in effetti, più futuristica e su scala più ampia. La mia progettazione. La tua che? Errore linguistico. Intendevo dire che riflette il mio tipo di progettazione preferito. Nella struttura 3826 ci sono molti terreni di prova segreti, dove puoi trovare una serie di progetti per potenziare il tuo arsenale. Le entrate ai terreni di prova sono contrassegnate sulla mappa da un punto interrogativo. Inoltre la riparatrice Nora può indicarti la posizione approssimativa del terreno di prova in cui trovare i progetti che ti servono. Seleziona il potenziamento che desideri, quindi tocca M per aprire la mappa. Ti verrà mostrata la posizione approssimativa del terreno di prova che conti l'aggiornamento in questione. Madonna, mi fa tutta sta roba. Ok. Allora, l'ascensore ovviamente non lo possiamo prendere, sarebbe stato troppo facile. Ma meno male che quel robot se n'è andato per cazzi suoi dopo aver distrutto il treno. Credo, meno male. Non so, non sono sicuro che sia meno male. Ma la volpe col suo bala ha completamente... Non ne posso più. Poveraccio. Non posso lavorare così tanto. Questo deve essere uno degli sviluppatori al lavoro sul software del Collective Dupe. E scadenze impossibili. Perdonaci, io... Si è esaurito. Charles, stavo pensando... Cosa succede alla loro voce? Per quello che ne so, la memoria polimerica dei cadaveri parlanti sta assolutamente... E in altre... Così parrebbe. Quando i controllori pensiero vennero distribuiti... Naturalmente con... Per questo hanno voci strane. È scortese prendersi gioco. E non importa, ti prendevo in giro. Hai un sensuale tono da baritono. Un uomo. Ok, e come si scende da qua sopra ora? Ci buttiamo giù? E qua non posso andare. Sì, passo avanti. Ah, qua c'è la scala. Come ho fatto a non vedere la scala? Sì, no, vado avanti io, salto io i discorsi. Ah, ecco qua, c'è Nora. Di nuovo quella rapata di un robot. Attenzione, ci sono dei robot sotto di noi. Davvero? Pensavo che fossero coccinelle. Accesso consentito.
che vuol dire permette di installare un modulo cartuccia? Cioè posso anche sparare? No, proprietà aggiuntive quando viene a contatto con un nemico. Wow, mettiamoci pure questo, vediamo che succede. Ciao Umbe. Ah, volevo vedere un attimo l'inventario. Quindi, maggiore, armi. Deposito. Infatti non c'era quella chiave da nessuna parte. Ma questa che roba è? E come faccio a capire che roba è questo? Da cosa lo capisco? Razzi per ragazzone. Noi non ce l'abbiamo il ragazzone ancora, vero? Eccolo qua. Ci abbiamo ancora manco la ricetta, quindi accesso consentito. Magari lo smontiamo sta roba. Ci dà roba. Come si smonta? Smonta. Smonta. Allora ci abbiamo un bel po' di munizioni per le pistole, devo dire. Questo non ce l'abbiamo ancora. Ok, continuiamo così, vediamo che succede, dai. Qua è il salvataggio. Salviamo. Salvataggio dei dati. Revelio. Ci ha visto? Ovvio che ci ha visto. Ok. Revelio. Non so se conviene andare vicino a qualcosa rosso. Non ci dice niente sto coso rosso, strano. Ma non mi dire, è chiusa a chiave. Charles, aprila. Purtroppo io non sono in grado di aprire le porte chiuse a chiave. Sei come un disco rotto, lo sai? Cazzo di gnomi. Cazzo di gnomi. Ehi, un Volan. Perfetto.
Vediamo se riusciamo a sbloccare sto coso. Ok, che cosa abbiamo qui? Stai pensando di disattivare Luke? L'apertura delle porte del VDNH non dipende da quello, sai? Dovrò pure far qualcosa. Inizierò da Luke. Ordino a Luke di atterrare. Ci siamo, maggiore. Ti suggerisco di aprire la porta del terminale. Potrebbe tornarci utile. Ho ricevuto. Come faccio ad aprire la porta del terminale? Non ci interessa andare qua, giusto? O mi sbaglio io? Quindi, tipo, apriamo le porte. Ok. Allora, esco indietro. Voglio andare ad aprire pure dove stava l'arena, tipo, era. Sì, comunque è strano che qui non ci sia niente da salvare. Quello è strano. Oh, saremo, scendiamo, finché non ci siamo tutti. C8 deve essere da qualche parte del vicino. C8. Ah, C. C8, che roba è? Battaglia navale, tipo. Dov'è il cattivo? Dove sei, cattivo? Sto aspettando qua proprio. Prendi colpi. Perché non spara? A volte se c'è queste cose non le capisco. A volte, boh. Vabbè. Cioè, si possono inceppare? Domanda. Ah dai, amico, dai, che cavolo, ce la moriamo? Ehi, hey Charles, come mai scossa può attraversare i polimeri ma non l'acqua? Tutta l'acqua qui è il pulsante di assistenza dell'Hawk. Che cosa serve? Farà atterrare l'Hawk, così un tecnico potrà eseguire la manutenzione. Per quanto tempo rimarrà lì? Se il contatto con un tecnico non andrà a buon fine, non per molto. Allora dobbiamo darci una mossa. Che cosa hai in mente? Salirò sull'Hawk per avere una visuale migliore della zona. Forse scoprirò qualcosa di utile. Ok. Ok.
Già atterrato, immediatamente. Ok, ma questo già l'abbiamo visto. Che cosa dovrei fare? Aggrapparmi a questa maniglia? Tieniti forte. I Hawk non sono progettati per fare giretti panoramici. Ah no? Strano. Non me la sarei aspettato, guarda. Cioè abbiamo fatto tutto sto casino? Curiosità. Con una vista a volo d'uccello potrai vedere che l'erba del parco è stata piantata a forma di atomo pacifico. Ah! Vista a volo d'uccello. Hai capito? Ecco. Merda, non ci posso credere, è ancora quell'affare! Sta attento. Le unità Hog 7 sono molto pericolose. Ma cosa dice? È così adorabile. Che devo fare? Lo devo uccidere. Cioè, guarda dove si è fermato, dai. Falli sti salti più lunghi, dai. Due, tre, quattro. Prega il tuo dio arrugginito. Fanculo! Quello era un robot civile, sul serio, quel coso! Un robot civile! Dimmelo tu, maggiore. Hai molta più esperienza di me nel combattere contro i robot. Sì? Cioè, sì, cazzo, ma... non mi ricordo niente! Sembrano diversi! Bello che non c'è dato manco chissà che. In realtà non c'è dato manco chissà che. Quindi, maggiore, armi o abilità? Allora, prendiamoci un po' di cure, ci portiamo di qua, le munizioni queste le posiamo qua, cura. Così almeno non ci curiamo per bene e poi salviamo. Ok. Salvataggio dei dati.
Ok. Io direi quasi di fermarci qua, ragazzi. Per il semplice fatto che secondo me devo iniziare a potenziare, a capire come funzionano i potenziamenti. Perché effettivamente... Ok che le devo evitare. Spesso e volentieri. Però non capisco ancora come funzionano i miei poteri. Ok, ora dobbiamo raggiungere semplicemente la mostra. È a 200 metri, ok, però... È sorprendente, non è vero? Possiamo affermare che stiamo per assistere a qualcosa di veramente incredibile. Vorrei solo che non ci fossero cadaveri dappertutto. Lunedì si terranno i festeggiamenti in onore della polimerizzazione nazionale e del lancio del Collective 2.0. Saranno presenti tutti i più alti funzionari del Partito Comunista. Per allora avrò sistemato tutto. Spero con tutto il cuore che il tuo ottimismo sia giustificato. Lo è, vedrai. Non deluderò di nuovo il dottor Sechenov. Altre porte chiuse? Chi diavolo è che continua a chiudere tutto a chiave? Chiunque sia, scommetto che ha una stramaledetta serratura a combinazione persino sul water di casa. Queste porte saranno aperte con un gesto simbolico durante la cerimonia. Simbolico in che senso? Il sistema di specchi concentrerà i fasci di luce sul modello del nostro sistema solare appeso sopra l'ingresso. Vedrò cosa posso fare. Manco qualcosa. Forse devo fare tutto? Tutti e due insieme? Questo non va però, non fa la stessa cosa dell'altro. C'è roba sotto pure, tra l'altro. Scende da qualche parte? Parlava di fascio di luce, giusto? Chi dà danni ai cristalli magari funziona. E perché fa sto rumore? Poi appena rilascio
fa all'inverso. Da qua non ci arrivo, da qua non ci arrivo. Sparare non succede nulla. Proviamo a fare l'inverso, faccio prima questo. Questo invece non fa nulla. Là vedo un qualcosa però. Vedete qualcosa che cambia quando faccio sto... Ah, se lo tiro all'indietro? Lo specchio sulla sinistra non funziona. Deve esserci qualcosa che blocca il meccanismo e impedisce allo specchio di salire. Capito. E si ritorna al seminterrato. Come lo apro io questo? Ah, ok. Va bene, ci siamo arrivati. L'accesso è un teschio con delle ossa? Davvero invitante. Dove sono? Il sistema di assorbimento delle scariche magnetiche si trova in questo piano seminterrato. Tutte le stanze sono piene di gruppi di elettromagneti mobili. Posso usare un IEM? Non mi ucciderà, vero? Speriamo di no, compagno maggiore. Che cosa? Quindi potrei finire disintegrato da un muro di magneti in caduta? In teoria non dovrebbe accadere, ma è solo un'ipotesi. Non sono mai stato qui prima d'ora. Davvero? Che strano. Salvataggio dei navi. Posso ricordarti che puoi cambiare la polarità dei magneti con una singola carica di scossa? Quelli là sopra, quindi li devo far cadere? Ah, perché li attira. Ok, madonna mia, ora tipo... polo positivo e polo negativo. Madonna. Compagno maggiore, sei arrivato al BDNH? Più o meno. Che significa? Significa che ci sono quasi. Sono nella camera di assorbimento delle scariche magnetiche cercando un modo per sbloccare le porte d'ingresso. Potresti aprirle tu? No, non posso. Non ne ho la capacità. Tocca a te farlo. E allora non mi stressare. Giusto. Severo, ma giusto. Ehi, compagno, aspetta. Dipende chi... Il mio partner. Peccato. È morto. Ok, ritorniamo. All'inverso moriamo. Ok. Ah,
No. Ma perché non salta? Dai, che è facile, cavolo. Ok, salvataggio. Salvataggio dei dati. Questo è rosso. Tu è un rosso relativo, senza macchia d'amore. Ma perché non lo colpisco? Oh. Non gli può dare un po' di confidenza che subito si prendono tutta la mano. Sì, ma infatti lo stavo picchiando, doveva farsi picchiare e basta. Non deve difendersi. Qual è lo scopo di questo cazzo di labirinto? Il sistema di assorbimento delle scariche magnetiche è stato sviluppato al Politecnico di Kiev. È un dispositivo omnicomprensivo che modifica la configurazione in base alle situazioni. Perciò è il piano B in caso di un disastro naturale? Non solo, è anche una prova del sistema di assorbimento delle scariche magnetiche. Con le condizioni terrestri il sistema sarà perfezionato per poter essere impiegato nello spazio. Forte! La scienza è potere, non si può negare. Ma dobbiamo ancora trovare un modo per superare questi maledetti magneti. Un'altra porta senza serratura. Dov'è il relè, Charles? Non vedo niente sulle pareti. I discorsi sono fantastici, dai, i dialoghi. Dai, vieni. Dai. Oh mamma. Ci occupavamo della... Questo è quello dall'altro lato. Ma sono stati i robot? No, ma che? Non i robot. È stato un errore di valutazione. Avremmo dovuto... giustamente. Non si... Seguire i tuoi consigli... come ti dico... Sì. Il tuo ragionamento ha una falla grande quanto una casa, ma... Ah, ma si attivava con i cosi forse la porta? Perché c'è sto cavo? Arriva fin qua. Ok. Non
Andiamo sopra, andiamo qua. Charles, che diavolo ha Molotov contro il dottor Sechenov? Perché se n'è uscito con questa commissione a 2 giorni dal lancio del Collective? È tutto pronto! Proprio perché è tutto pronto. Cosa vuol dire? Che Molotov e la sua commissione vogliono rubare i frutti del lavoro di Sechenov 2 giorni prima del lancio? Esattamente, il malfunzionamento causato da Petrov è un ottimo pretesto per dimostrare che il dottor Sechenov non è in grado di supervisionare la struttura 3826 e quindi la polimerizzazione dell'Unione Sovietica. Cosa c'entra il capo? È Petrov che ha fatto sì che i robot trasformassero la struttura in un ammasso di cadaveri. Temo che al compagno Molotov non importi del numero delle vittime, ma nemmeno al compagno Sechenov. Cosa? Di che cazzo stai parlando, Guanto? Il capo sta facendo di tutto per risolvere la situazione. In realtà, compagno maggiore, sei tu che stai facendo di tutto per risolvere, non il dottor Sechenov. Ma è stato lui a inviarmi qui. Ti sei chiesto come mai l'abbia fatto? Pensaci. I compagni Sechenov e Molotov hanno entrambi da guadagnarci nell'impedire che le informazioni su questo terribile malfunzionamento vengano rese note al resto del mondo. Perché nessuno crederebbe che dei traditori siano responsabili di tutto questo. Darebbero la colpa ai robot sovietici. È vero. E quale sarebbe la conclusione più ovvia? Che ipoteticamente i compagni Sechenov e Molotov dovrebbero avere entrambi interesse a porre fine a questo incubo il più rapidamente possibile. Non è così? Sì, e quindi? Stiamo assistendo a una lotta comune quotidiana per il potere. Invece di rivolgersi al governo e chiedere l'invio di truppe alla struttura 3826 per distruggere i robot ostili, fare arrestare Petrov o porre fine a questa situazione in qualche altro modo, il dottor Sechenov sta facendo il possibile per nascondere la tragedia a tutti. Hai capito? Questo è il guanto quando ci si mette. È molto perspicace. Ok, è uno fatto. Poi facciamo quest'altro. Questo vuole fare. Vuoi buttarti? Allora, dobbiamo andare lì. Qua. Devo arrivare laggiù, mi sa. Eh sì, perché poi salgo lì e salto lì. Ma come ci arrivo laggiù? Non possono usare i militari, ci sono troppe persone, potrebbero passare informazioni al nemico. Si potevano inviare solo uomini affidabili come l'unità Argentum fedele a Sechenov. Potrebbero collaborare con i robot da combattimento e ripristinare l'ordine, non serve che te lo dica, giusto? Ma lui, insomma... Oh, cazzo di crostine, non ci capisco niente, è tutto così complicato! Perché il dottor Sechenov non può schierare truppe o robot da combattimento senza l'autorizzazione del Politburo? Anzi, sta facendo tutto il possibile per assicurarsi che il governo non sappia cos'è successo. Perché, secondo te? Perché i suoi nemici gli porterebbero via il Collective, proprio ora che è tutto finito e pronto e potrebbe gestirlo qualsiasi stronzo con un tesserino? Esatto. È già tutto pronto, basta solo risolvere il malfunzionamento e premere un pulsante. I geni, i creatori e gli ingegneri hanno già fatto il resto. Non rimane che godersi i frutti del lavoro. Quindi Molotov vuole sbattere in prigione il dottor Sechenov per quello che è successo qui? Così da poter prendere le redini della struttura? In realtà vuole governare il Collective. Ma giustamente. In che modo? Saranno tutti alla pari? Alcuni saranno più alla pari di altri. Ecco. E tutti così, cavolo. Allora, lo devo mettere al centro, quindi questo lo mettiamo qua. Ah, questo ci abbiamo doppio. Ecco qua.
No, so che nel collettivo i membri di alto rango del partito avranno più autorità rispetto ai cittadini, ma è giusto. Qualcuno deve pur prendere le decisioni importanti. Ah sì? E perché, di grazia? Perché qualcuno deve essere responsabile affinché vengano messe in pratica. Non è che tutti possono essere responsabili di tutto. Sarebbe come dire che non lo è nessuno. Qualcuno deve assumersi la responsabilità. È un barile che va scaricato da qualche parte, giusto? E se al mondo non si facesse altro che discutere, non si farebbe mai nulla di concreto. E se ti sbagliassi? Dici che il mondo intero non smetterebbe mai di discutere di decisioni importanti. Il collettivo è una mente collettiva. Dopo essere diventata una cosa sola, l'umanità saprà istantaneamente tutto ciò che qualcuno vuole esprimere. E in questo collettivo la responsabilità non sarà determinata dalla paura delle punizioni, ma dalla consapevolezza. Qualcuno ha mai raggiunto questo livello anche qui nell'URSS? Non siamo perfetti noi, figuriamoci il resto del mondo. Giustamente. Il mondo potrebbe non essere pronto per il lancio del collettivo e i vertici dell'Unione Sovietica lo sanno bene. Ecco perché il partito avrà uno speciale potere discrezionale all'interno del collettivo. E allora? Le cose hanno sempre funzionato in questo modo. Dici? Non sarà che forse c'è sempre stato un leader indiscusso? Un burattinaio che controlla il Politburo, il Consiglio dei Ministri e tutta la combriccola? Stai dicendo che nel collettivo ci sarà un solo leader? Dico che le persone si collegheranno al collettivo attraverso un connettore neurale. Un dispositivo pensiero, questo lo sanno tutti. Il dispositivo pensiero è per i cittadini comuni, ma per chi ricopre ruoli dirigenziali verranno riservati connettori speciali incisi che garantiranno loro una posizione superiore. Cazzo. Così anche i leader saranno alla pari, va bene, no? Sì, se non fosse che il collettivo può essere lanciato solo attraverso il connettore alfa, la chiave di tutto, compresa l'assegnazione del potere discrezionale. Dunque, al momento il dottor Sechenov ha il connettore alfa e il compagno Molotov vuole sbatterlo fuori dalla struttura così da riuscire a impossessarsene? Esattamente. Il numero di persone uccise a causa del tradimento di Petrov non interessa minimamente al compagno Molotov. Lui vuole prendere il controllo del collettivo. Ecco perché sta venendo qui proprio ora. Cazzo di crostini, quel tizio non mi è mai piaciuto. Si lamenta sempre di Sechenov, ma non mi sarei mai aspettato una cosa così da lui. Dobbiamo sbrigarci. Salvataggio dei dati. Comunque, che cazzo di... di casino. Ciò quest'affarino è il motivo per cui si è bloccato tutto. Giustamente. Questo posto è folle. Puoi salire in superficie insieme allo specchio. Per una volta ti do ragione. Probabilmente ci metterei meno a raggiungere il Nirvana piuttosto che a tornare indietro per la strada che ho percorso. Allora. Facciamo che il blu... ma sono due blu, giustamente, quindi non è che cambia molto. Allora questo. Perfetto. Ora si è sbloccato tutto, perfetto. Ti sei già introdotto nel VDNH, compagno maggiore? La commissione governativa Condor ha già lasciato Mosca. Sarà qui a momenti. Se la commissione non è ancora arrivata, abbiamo tempo. Lasciami lavorare in pace. Devo riferire al dottor Sechenov che è a causa delle sue richieste che non fai il tuo dovere. Sì, riferisci di come non hai aiutato con quei robot sulla piattaforma Maglev. Non sono un soldato, compagno maggiore. Sono la testa, non il braccio. Fracassare robot è una tua specialità. Però la mia di testa la stai riempiendo di stronzate. Mi fai perdere tempo e rallenti la missione. Che c'è? Niente. Come pensavo. E adesso cosa c'è? Un'eternità passata a guardare quest'inutile pila di metallo. La macchina traditrice che mi ha ucciso. Una fase passerà.
È una fase, passerà. Sta già passando. Non riesco nemmeno a ricordare il mio nome, ma il suo muso di metallo è ancora lì. Mi ricordo ancora quel bastardo che mi sventra. Ci hanno detto che i robot ci avrebbero sostituito. Come personale, intendo. Lo hanno fatto e come? Solo che l'hanno fatto ammazzandoci. Lasciami stare. Ok. Eccola la Nora, volevo tra un attimo Nora per salvare, ecco qua. Così almeno salviamo qua vicino, dai. Salvataggio dei dati. Ok ragazzi, terminiamo qui la diretta, così continuiamo lunedì. Atomic Heart lo continuiamo lunedì. Penso sempre alle 19, facciamo la prima parte Empire & Puzzle, poi continuiamo Atomic Heart. Per chi sta guardando questo video su YouTube, ragazzi, vi invito come sempre a seguirci anche sul canale Twitch, perché siamo in diretta praticamente tutti i giorni. Tutti i giorni qui su Twitch. Quindi ragazzi, seguiteci, che più siamo meglio è, meglio è, meglio è. Per voi in chat invece vi ringrazio assolutamente della compagnia. Vi do appuntamento a domani. Domani, venerdì, serata horror come al solito, dalle 19. Prima parte Empire & Puzzle, poi continuiamo il gioco horror che stiamo continuando a fare. Quindi ragazzi, domani non mancate, non mancate, ore 19. Vi ringrazio ancora della compagnia e vi do appuntamento a domani. Buonanotte ragazzi, a domani. Ciao 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 ciao.